L'Homo Faber è la persona che è artefice non solo del proprio destino, è artefice anche di qualcosa che fa con passione sua personale, con esperienza anche e con dedizione. Ho cominciato così per gioco con l'idea di scrivere un blog. Erano momenti della giornata, cose successe in cui ci mettevo qualcosa di particolare. Il blog si chiama Meraki, che vuol dire fare con passione qualcosa di personale, con competenze. Allora ho partita pensando di parlare di qualcosa. Invece poi mi sono accorta che era molto più bello e più interessante il qualcuno. Ho cominciato a pensare agli artigiani che ci sono in Italia, soprattutto quelli che si stavano perdendo, più nascosti, originali. E ho detto, ma perché non facciamo una guida sugli artigiani di Parma? E ho cominciato a raccontare e raccogliere queste storie. Tutte le storie che ho incontrato sono persone che hanno scelto di fare questa vita e si realizzano in questo, nonostante con molte difficoltà anche. E in tutti ho trovato un entusiasmo in quello che fanno che va oltre le difficoltà che affrontano. Mi ha colpito questa cosa che proprio si sono scelti la loro vita. Da qui il titolo, che è stata l'ultima cosa che ho scelto perché ho capito alla fine che era il succo di tutta la storia. Vorrei proporre un modo nuovo di guardare le persone quando fanno il loro lavoro o comunque pensare a tutto quello che c'è dietro. Non ho mai incontrato una storia, una persona o un tipo di artigianato che mi abbia deluso. Queste persone sono piccoli monumenti, la loro vita è giusto che sia quantomeno apprezzata oltre che conosciuta, insomma, dargli il giusto valore. Tante volte si dice non bisogna vivere per lavorare, ma lavorare per vivere. In questo caso non lo so, ho trovato persone che vivono per lavorare perché è la loro vita, ma non in senso di sacrificio o fatto solo per guadagnare chissà cosa. Guadagnarne in serenità, in equilibrio, in appagamento, in soddisfazione. Diciamo, prendendo esempio dagli artigiani che ho intervistato, chissà che non possa diventare un'artigiana della scrittura, cioè fare abbastanza bene qualcosa che è mio personale. Se poi fa sorridere, piangere o dà qualcosa di più a qualcun altro, basta, anche fosse uno, mi sono già felice. Faremo un altro volume, non lo so. Che questo possa aiutare loro a lavorare di più e meglio e anche le altre persone a recuperare questo modo di vedere le cose che credo faccia proprio bene. Visto che di brutto e di male ce n'è tantissimo. Penso che ogni gesto buono che si fa, anche dal semplice sorriso, riduce questo male che c'è, no? Perché l'unico modo di combatterlo è aumentare il bene. Se no, gli altri sono la vera madre.